Oggi con noi c'è Gianluca Corrao e il traguardo. Ciao Gianluca, benvenuto a Radio Incontro. Ciao a tutti, buonasera, grazie. Allora, bentornato invece che benvenuto. Sì, io vi ringrazio sempre perché mi sono sempre trovato molto bene, come ben saprai, per un artista è importante e fondamentale passare in radio, quindi sono contento per questo traguardo che mi dà tante soddisfazioni e gioie, quindi per un artista indipendente è importante appunto passare in tante radio e avere anche dei riscontri, quindi sono contento perché questa canzone mi dà tante soddisfazioni. Bene, allora, questa canzone ti dà tante soddisfazioni, ti ha dato tante soddisfazioni, però tu sei in procinto di tirar fuori, di mettere nel mercato un nuovo singolo. Vogliamo anticipare qualcosa oppure ci soffermiamo su questo lavoro? Ma diciamo che sì, io non nel senso di dire, non ho in progetto ora per la fine di questo anno, magari l'anno prossimo in primavera uscirà un nuovo singolo, perché con la musica è importante anche non fermarsi, no? Continuare. Quindi ora passo dopo passo vedremo come uscire, quindi mi sto godendo ancora il successo di questo brano e poi l'anno prossimo vedremo appunto quando uscire. Bisogna anche uscire nei momenti anche giusti, no? Quindi il settore è duro, lo sappiamo bene, però io continuo a sognare e andare avanti con i miei sogni. Ecco, infatti il traguardo, Gianluca, parla proprio di tutte quelle volte in cui dobbiamo raggiungere un obiettivo, no? Questo traguardo. E la cosa importante è raggiungerlo però a fianco a persone che amiamo. Sì, hai detto una cosa giustissima. Innanzitutto chi ha ascoltato la canzone, ho anche visto il video, diciamo che il brano non parla di un traguardo di successi discografici o lavorativi, ma il traguardo per me è appunto descrivere le piccole cose, apprezzare le piccole cose e volere bene alla gente a cui tiene a me, quindi l'abbraccio a mio figlio e magari una carezza di mia moglie quando sto andando a lavorare, quindi le piccole cose che si stanno andando un po' a perdere, ma appunto in questo brano le ho volute raccontare attraverso appunto le mie emozioni. Anche una parentesi su mia madre che non c'è più, ma per me ci sarà sempre nel mio cuore, perché i nostri cari, anche quando vengono a mancare, rimarranno sempre dentro di noi. Quindi il brano è piaciuto tanto, sono contento perché ogni volta che esco con un singolo, un brano, cerco sempre di dare quel qualcosa in più e di esprimere sempre di più le mie emozioni in musica, quindi sono contento. Senti Gianluca, in particolare chi tieni per mano in questo cammino della vita? Ma credo che la persona più importante della mia vita sia mio figlio. Ecco, e qui ti volevo portare, perché su diverse copertine c'è tuo figlio, no? Sì, guarda, io mio figlio è un amore infinito, quindi per me è la persona più importante della mia vita, però... Che tra l'altro è già grandino adesso, quanti anni ha? Sì, ha 16 anni e sono contento perché mio figlio si chiama Davide, lo saluto, e sta andando anche molto bene a scuola, quindi è un ragazzino che mi sta dando anche tante soddisfazioni e sono contento. Anche a livello musicale? Ma a livello musicale no, lui gli piace giocare a calcio, quindi la musica non gli interessa ascoltarla. Quindi, ma va bene così, non bisogna nel senso dire forzare. A me piace molto la musica, sarei stato contento se lui magari poteva suonare uno strumento, così, però per ora gli interessa giocare a pallone. Quindi... Vabbè, dai, sarà un campione di calcio. Ma lo sa, che magari vedremo anche in televisione, perché no? Vedremo, no? Speriamo. Lui le piace tanto, quindi fa il portiere. Quindi... Ah, bene. Bene, allora sarà il futuro portiere della nazionale. Magari, vedremo. Beh, se sta ascoltando sarà sicuramente contento di questo augurio che gli facciamo, no? Sì. Senti Gianluca, allora, questo traguardo naturalmente è il singolo di un lavoro. Sì, infatti sì, io spero che sia un singolo che aprirà un album. Ora ci penso pian pianino, non faccio più come tanti anni fa che facevo uscire degli album e interi così, ora vedremo. Il settore, come ben saprai, è sempre più duro e lotteremo per andare avanti. Quindi, come nella precedente intervista dell'anno scorso, il settore mi ha anche un po' deluso, ma come penso tutti, no? Gli alti e bassi. Quindi la musica rimarrà sempre il mio sogno, però so che certi obiettivi, purtroppo, per un artista indipendente sono molto duri, però ci crediamo e andiamo avanti. Io
con le mie canzoni nel mio piccolo ho raggiunto delle belle soddisfazioni, dei bei obiettivi anche a livello dei social, che tanta gente che non conoscevo mi ha scritto e che si è emozionata sentendo le mie canzoni, quindi sono contento nel mio piccolo dei miei raggiungimenti, quindi sono felice. Dunque, Gianluca, vogliamo dire agli ascoltatori che cosa significa essere un artista indipendente, perché se ne parla tanto, noi addetti ai lavori lo sappiamo, no? Che cos'è un artista indipendente, però magari chi ascolta... Hai toccato un bel tasto, sì, diciamo che un artista... È un tasto duro, sì. Un artista indipendente, ma come credo tanti nel settore, no? Che lo fanno anche per passione e non hanno dei grossi guadagni, come appunto le radio che non sono i network o gli artisti che non vengono da una casa discografica grossa, no? Quindi per un artista indipendente a volte ti ritrovi a lavorare dei progetti non solo a livello di tempo e di lavoro duro, ma anche economicamente parlando, gli investimenti che... è sempre più dura, no? Quindi purtroppo si arriva in un momento che una persona magari in quel momento non ha, economicamente parlando, ma come penso tante persone, la possibilità di far uscire dei progetti, e allora deve aspettare e vedere cosa succede. Quindi io nel mio piccolo sono contento che dal 2012 a ora ho ottenuto dei bellissimi risultati, però sono arrivati a un momento che un artista arriva in un punto, no? Come se arrivi quando sali su una scala, arrivi in un punto che per fare quel salto di qualità ci vogliono tanti fattori. Io mi impegno e tutto, però vedo che comunque è molto dura a livello di andare avanti e di avere sempre più dei risultati, però mi accontento di quello che ho avuto. Quindi hai toccato un caso di un artista indipendente, a volte si ritrova comunque a dover comunque economicamente uscire dei soldi per dei progetti, anche nelle promozioni, che anche se è un brano comunque molto bello, per promuoverlo ci vuole, cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Non è tutto semplice come far uscire una canzone e metterla su YouTube e basta. Quindi è dura, però uno che ha un sogno vuole andare avanti. Sì, è dura, ma ci sono anche degli artisti indipendenti molto famosi. Sì, io stavo toccando, diciamo, il panorama che mi tocca a me, nel senso, io nel mio piccolo, che sono nato le mie gambe, con le mie forze, ho visto che in questo periodo qua è un po' dura, però senza dire, io ho anche un mio lavoro, quindi che mi fa pagare appunto le bollette e andare avanti, tirare su una famiglia, e non posso più sognare forse come quando avevo 20 anni, no? Quindi certo, assolutamente sì. Se ti volti indietro, Gianluca, qual è stato il momento in cui hai detto questo è il mio lavoro, questo è quello che voglio fare nella vita? Ma quello, ti dico, allora, quello, la professione di fare musica e cantante c'è sempre stata, però da lì a dire una passione diventa una professione ce ne vuole, anche perché al giorno d'oggi la musica è cambiata tanto, no? A volte sei lassù, ma ci vuole poco per scendere giù. L'abbiamo visto anche nei ragazzi quando escono dal talent, no? Per toccare un altro tasto dolente. Magari durano 6 mesi, poi quando esce un altro talent spariscono. Quindi la musica ora è molto veloce, no? Esce un brano ogni giorno, sì. La musica è molto veloce, non è più come prima, ma come in tutte le cose. Quindi uno si ritrova magari a volte a avere dei risultati eccezionali, ma è dura secondo me tenerli, cioè avere la costanza di mantenerli negli anni, quindi uno ci prova, ma il mio sogno è sempre stato quello di farlo diventare una professione, ma come ti ripeto, da lì a essere convinto non so se c'è mai stata, però il sogno c'è e c'è ancora ora. Assolutamente. Senti, invece hai mai pensato di partecipare a un talent? Sì, ci ho pensato, ti dirò di più, 2 anni fa mi avevano chiamato anche la selezione di X Factor, però c'è anche un'età che io non posso, tra virgolette, secondo mio parere, sia chiaro, poi non è che io... Ma io credo che la musica non abbia età, Gianluca, quindi... Però devo anche pensare che quei talent fanno uscire un prodotto discografico giovane. Vabbè, però ci provi, vabbè, uno ci può ti fai conoscere, no? Quella hai ragione, non mi è mai venuto comunque in mente di poter partecipare, proprio perché magari a diversità di un ragazzo di 17 anni, io ne ho più di 40, e
mi viene difficile pensare che è una possibilità, quindi magari la penso sbagliata, sia chiaro, però la penso così. Ma perché chiaramente un ragazzo di 17 anni ha un entusiasmo diverso, no? Nel proporsi alla vita, al lavoro, e quindi si butta alle spalle anche qualche preoccupazione, qualche perplessità, magari il fatto di non essere forse idoneo o quantomeno di non rappresentare il gusto degli italiani o di quel target del talent. Quindi io penso che nella vita bisogna provarci, magari se ti richiamano, Gianluca, vai, sì, noi ti sosteniamo. Grazie, come sempre lo sai che mi trovo molto bene ogni volta che mi invitate, per me è un grandissimo piacere, quindi è reciproco. Ecco, allora il singolo Traguardo, Il Traguardo è disponibile in streaming su Spotify e sui digital store, tutti i digital store, vero? Esattamente, sì. Okay. Il digital store, e poi vabbè, anche c'è il video su YouTube per chi lo volesse vedere. Sono contenta anche per il video perché abbiamo avuto anche moltissime visualizzazioni. Quante ne avete raggiunte, Gianluca? È più di 200.000 ora. È tantissimo. Ma sì, fortunatamente ringrazio anche il regista Andrea Vialardi, che da Genova 93 abbiamo collaborato insieme, al mio caro amico, e il video è piaciuto veramente tanto, quindi sono contento, perché al giorno d'oggi avere anche un bel singolo ci vuole anche un bel video, perché va molto, no? Ora sul web è il connubio singolo e video, quindi sono contento perché è piaciuto. Certo, ma sono tantissime davvero. E chi vuoi ringraziare del tuo staff per Il Traguardo? Voglio ringraziare un po' tutti, perché appunto hai toccato un bel caso. Un artista non è da solo, ma c'è tutto uno staff dietro, da Francesco Ciccotti, che lo ringrazio, con un caro amico che mi ha dato una mano a scrivere Il Traguardo, a Giovanni Germanelli, che appunto è un mio carissimo amico, che ha curato la promozione come ogni volta, che anche un bel brano ci vuole anche una bella promozione dietro, no? Cioè curarla bene, e quindi ringrazio tutta la gente che ha lavorato per far sì che Il Traguardo fosse stato così piaciuto dalla gente, quindi sono contento. Ecco, salutiamo Giovanni Germanelli, anche noi lavoriamo con lui, con l'Atlantide, grandi etichette, grandi promotori, dei grandi amici anche. È vero, io non sono anni che ci collaboro, quindi per me è un caro amico, quindi ci sentiamo anche a volte spesso anche per salutarci, quindi è molto bello avere anche un rapporto non solo di collaborazione ma anche di amicizia, quindi sono contento che si collabora così. Quindi Gianluca, hai mai pensato di fare Sanremo? Beh sì, guarda, io nel 2014 ci avevo provato, ero arrivato anche nelle selezioni finali. Lo so. Ma non ci ero riuscito a approdare all'Ariston, quindi è un mio sogno che hai toccato proprio questa... Un altro tasto. Sanremo, che ho sempre avuto fin da piccolo, però sappiamo che è difficile anche quello. Però chissà, un giorno magari entrerò dalla porta principale, magari avrò anche la fortuna di entrarci, quindi il Festival di Sanremo, che piace o no, è una vetrina importantissima e fondamentale per un artista, no? Come impatto di vita. Sì. Quindi... Un'arma a doppio taglio però Sanremo. Esattamente, però sarebbe bello provarlo, no? Nel senso, quell'emozione, quindi chissà se un giorno appunto. Bene, io te lo auguro di arrivarci, come hai detto tu, dalla porta principale, ma anche se dovessi arrivarci dalla porta laterale va bene lo stesso. Ah beh, non mi fa schifo, che chiaro, ci mancherebbe, però sì, è un grande sogno, speriamo. Perché no? I sogni molto spesso si avverano, quindi magari anche questo lo si avvererà. Senti, vogliamo dare i tuoi contatti? I tuoi social, naturalmente. Esatto, sì, appunto, per chi mi vuole seguire c'ho il mio sito internet ufficiale, che è www.gianlucacorao.com. Lì vedrete tutte, oltre alle news, anche i lavori precedenti, e vabbè, sui social basta digitare Gianluca Corrao, mi trovate, quindi canale Facebook, Instagram, chi più ne ne metta, quindi io ci sono. Ecco, mentre davi i tuoi contatti, stavo pensando, hai detto che hai 40 anni e forse un po' tardi per i talent. 43, 45, non cambia di molto. No, stavo pensando che comunque ci sono tuoi colleghi che partecipano
a programmi simili, non talent, però programmi simili e con molta dignità, mi sembra. Stavo pensando a Pago, per esempio, che comunque è una vetrina, anche Temptation Island, anche se non c'entra niente forse con la musica, assolutamente no, però vedi, lui anche nonostante ha 42 anni si è messo in gioco, no, con questo genere, no, certo, di vetrina. Non li condivido, però va bene, se si viene, quindi... Ecco, e a maggior ragione un talent che comunque parla di musica, quindi... Ti consiglio vivamente di partecipare, se puoi, prossimamente. Vabbè, proveremo. Gianluca, io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo e ti dico però viva il lupo. Viva il lupo. Viva, viva sempre, buona musica, buona vita. Grazie. Noi ci risentiamo, se non prima, all'uscita del tuo singolo. Speriamo bene, sì, se ne parlerà l'anno prossimo, quindi... Vedremo. E magari ci sentiamo prima, dai, perché no? Va bene, va bene. Va bene, intanto va bene. Dobbiamo continuare a promuovere il traguardo e in rotazione qui da noi. Grazie. E quindi buon successo. Grazie mille, anche a voi. Grazie Gianluca, buona a presto. Buonasera, grazie. Ciao, ciao. Gianluca Corrao con il suo pezzo, si chiama Il Traguardo. Avrei dovuto dire che tutto all'inizio sembra più spento se vedi già la fine. Ti chiedo scusa quando mi sembra che stiamo rallentando, ma quando rallento cerco il mio salto se vedo già il traguardo. Se quando abbraccio mio figlio si sente al sicuro come mi sentivo io davanti a mia madre che adesso non c'è, ma c'è. Sappiamo partire, sappiamo scappare, sappiamo che tutta la strada che abbiamo già fatto non può ritornare. Sappiamo partire, sappiamo restare, restiamo fermi solo per amore. E dimmi che non c'è un po' di bene che poi torna, tanto non ci voglio credere, se tutto è vuoto sono pieno di te. E dimmi pure che non c'è la luce accesa del tramonto. Tutto resti in ogni sbaglio, come le pietre sotto la luce sembrano corallo. Voglio che tutto sembri più bello mentre lo sto vivendo. Lungo la strada corro più forte se vedo già il traguardo. Se quando guardo mia moglie si sente tremare come tremo adesso io, mentre ci guarda mia madre che forse non c'è, ma c'è. Sappiamo soffrire, sappiamo lottare, sappiamo che tutto l'amore che abbiamo già dato non può ritornare. Sappiamo capire, sappiamo sognare, restiamo fuoco solo per amore. E dimmi che non c'è. Solo di tenerci stretti, che pelle su pelle fa sognare i sogni, che unendo i sorrisi nasce una collana, che la vita non è mai lontana.